Ludovica Di Gresi è la ragazza bionda con cui è stato visto Fedez al The Club e successivamente sotto casa di Cristiano Iovino durante il pestaggio? Il suo nome è finito su tutti i media e per questo motivo la polizia l'ha chiamata in questura per un interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti. Fra le pagine del Messaggero, la ragazza ha ricostruito quanto accaduto. Volevano capire cosa sapessi perché avevano letto il mio nome sui giornali. Ho ribadito che io non c'ero, né in discoteca, né tantomeno sotto casa di Iovino. So che Federico è una brava persona, conoscendolo non penso proprio abbia organizzato una spedizione punitiva. Non è un violento e non è mai stato aggressivo. Lui è molto dispiaciuto per la situazione, e soprattutto è arrabbiato del fatto che siano uscite notizie completamente inventate. A incastrare una ragazza bionda scesa dal van nero insieme a Fedez sono state le telecamere di sicurezza e due testimoni. Quella sera sono andata a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19:30. Alle 21:30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa. Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco. Chi era la bionda del video? Non ne ho idea, sicuramente non io. Non è il mio obiettivo finire sui giornali, sono sempre stata una persona riservata. Non cerco e non voglio questo tipo di notorietà, ma soprattutto sono sconvolta che il mio nome sia finito in mezzo a una cosa tanto grave. Hanno detto che ero indagata, che ero sul luogo del pestaggio, ma si rende conto? Sta diventando una cosa troppo grande. E poi non capisco perché abbiano preso di mira me quando, in tutte le serate in cui sono uscita con Federico, c'erano sempre anche altre ragazze. Ludovica Di Gresi, nonostante senta regolarmente Fedez, non gli ha mai chiesto chi fosse la bionda in questione che i media hanno scambiato per lei? Ludovica Di Gresi. Ecco come ho conosciuto Fedez. Ho conosciuto Fedez a fine febbraio una sera da Cipriani, tramite amici comuni. Flirt? Assolutamente no, siamo amici, usciamo in gruppo, niente di più. Tutte le volte che siamo usciti non siamo mai stati io e lui da soli. Non avevo mai detto nulla perché non volevo alimentare questo polverone. Capisco che lui è famoso e attira queste situazioni. Ma non c'è mai stata nessuna prova di una relazione tra di noi. Questa situazione ha creato imbarazzo a tutti e due e mi dispiace perché, oltretutto, lui è un padre di famiglia. In queste ore Fabrizio Corona ha ridimensionato la rissa fra i due parlando di semplice lite da discoteca, ma chi sia questa bionda pure lui a quanto pare non lo sa,